siamo qui all'Hotel Atlantic di Borgaro, nel Salone delle Feste. Stasera c'è veramente una grande festa, si celebra la festa della donna e ci sono un gruppo di donne straordinarie e meravigliose che organizzano da tanti anni questa cena, questa grande festa in cui sono invitate tante altre donne. Sono 214 le partecipanti ed è una festa con un cuore grande, come è stato detto prima, nel senso che è una festa che sì, è per far divertire, per stare insieme, ma è una festa per fare beneficenza. Una delle associazioni beneficiarie appunto del ricavato della serata è l'associazione ospedale Dolce Casa del reparto di pediatria di Cirié, e sono qui proprio col primario, col dottor Brac de Prever, che dirige il reparto e vede tutti i giorni all'opera questa associazione che veramente aiuta bambini e genitori in un momento della vita difficile quale quello della malattia all'interno dell'ospedale. Dottor Brac, ci vuol dire qualcosa? Sì, l'associazione ospedale Dolce Casa per noi è preziosissima, perché ormai da molti anni si affianca tutti i giorni nella nostra attività, intrattiene i bambini, aiuta le mamme e ci aiuta in tutta una serie di attività importantissime, dal togliere la paura al bambino del prelievo, del lago, della visita, alla donazione di apparecchiature, di strumentazioni che sono preziosissime, che ci hanno permesso di implementare la qualità dell'assistenza offerta al bambino. Come pediatria di Cirié ci siamo sempre posti l'obiettivo di non solo curare una patologia, ma di prendersi realmente cura del bambino e di tutta la sua famiglia, che vive un momento particolare di sofferenza, di paura, di angoscia, di ansia, laddove ci sia il ricovero ospedaliero. E quindi il cercare di aiutare il bimbo e i suoi genitori ad affrontare meglio il soggiorno in ospedale è un punto essenziale per permettere a lui un buon recupero della qualità della vita. Grazie al dottor Brac, ma soprattutto grazie a tutte le donne che hanno partecipato a questa serata e a cinque donne meravigliose che sono Fiorella Lombardi, Loredana De Vita, Maria Mainini, Lucia Manavella e Giancarla, che sono state il comitato organizzatore che tanto ha lavorato per la buona riuscita della serata. Ricordo anche che oltre all'associazione ospedale Dolce Casa beneficeranno del ricavato della serata NutriAid, che è l'associazione del dottor Bellando che opera contro la malnutrizione infantile in Africa, e l'associazione UGI, Unione dei Genitori Italiani. Quindi grazie davvero a tutte quante le donne che hanno partecipato e buon divertimento. Avete sentito il racconto di questa festa che è sempre bellissima, travolge un gruppo numeroso di donne che ogni anno è in aumento, perché tutte quante vogliono riunirsi per celebrare la generosità, la voglia di divertirsi, ma anche con un fine benefico, perché questa è soprattutto una festa di beneficenza e le donne si sa che quando si impegnano sono molto generose e riescono a fare grandi cose. L'anno scorso sono state devolute delle cifre importanti e anche quest'anno sicuramente riusciremo ad essere all'altezza della situazione, a portare avanti il nostro discorso basato sul l'altruismo, sulla voglia di fare, sulla voglia di aiutare il prossimo, perché divertirsi è bello, ma aiutare gli altri è anche uno scopo importante, grande e di grande dignità e di grande orgoglio per noi di tutto il comitato, che come diceva Loredana è composto da cinque donne: Giancarla Cravero, Fiorella Lombardi, Lucia Manavella, che sta arrivando adesso, anche Maria Mainini e Loredana De Vita. Ogni anno a questa festa abbiamo l'onore di avere come ospite la nostra Cristina Chiabotto, che è anche la madrina dell'associazione NutriAid, una di quelle che noi sosteniamo. Vi ringraziamo molto e speriamo che la presenza e la vostra voglia di esserci sia sempre in grado di accompagnarci e di seguirci. Grazie molte. Siamo qui questa sera nella sala delle feste all'Hotel Atlantic e siamo qui per festeggiare praticamente l'8 marzo, però in ritardo di un giorno, quindi il 9 marzo. È una serata di beneficenza. Siamo qui questa sera, siamo in 214 donne e niente, speriamo che siano tutte contente. La serata praticamente si svolge con una cena e poi c'è una bellissima orchestra, si balla, ci si diverte.
all'interno ci sarà una lotteria, quindi venderemo dei biglietti della lotteria, una sottoscrizione a premi, e il ricavato verrà praticamente devoluto in parti uguali alle tre associazioni che in questa serata sono l'UGI, Unione Genitori Italiani, la NutriAid e Ospedale Dolce Casa Onlus, che si occupa di stare accanto ai bambini e ai genitori presso la pediatria e la neonatologia dell'ospedale di Cirié. Sono un paio di anni che praticamente sosteniamo queste tre associazioni che si occupano prevalentemente di bambini. E siamo molto contente perché comunque i risultati ci sono, le nostre amiche, perché ormai qua è una grande famiglia, ci seguono e noi, una volta finito questa serata, praticamente teniamo a conoscenza su tutti gli organi di stampa locali, quindi parliamo degli organi di stampa qui del Canavese, di cosa è stato comunque raccolto e di cosa verrà donato a queste tre associazioni. Niente, il comitato praticamente è composto da 5 signore, e, amiche, signore, credono in questa cosa e andiamo avanti. Come vedete qui è esposto il cartellone praticamente di tutti i premi che questa sera andiamo ad estrarre per questa lotteria, per questo bellissimo tavolo pieno di cose buone, di oggetti. Ci tengo veramente tanto, ma veramente tanto, perché senza l'aiuto di tutti questi commercianti, artigiani che ci donano le loro cose, noi questa festa non potremmo farla, perché acquistare i premi per fare una lotteria con 80, 100, 120 premi non sarebbe possibile. Quindi va un grazie, veramente un grazie di cuore a tutti i commercianti che ci sostengono, veramente grazie, perché anche loro, anche se non sono presenti qua questa sera, contribuiscono per la migliore riuscita di questa serata.